Le ricariche mensili del reddito di cittadinanza per adesso non hanno avuto nessun tipo di problema, strano ma vero, per la prima volta dopo tanti anni. Quella del 15 e del 27 sono arrivate puntuali. Gli importi della ricarica di RDC sono rimasti sostanzialmente uguali e comunque il bonus 200 ha avuto un'altra lavorazione totalmente a parte. Però pare che ci sia anche una buona notizia e riguarda tutti quelli che a luglio hanno il mese di stop del reddito di cittadinanza. Si era sempre detto che chi a luglio non prende il sussidio non riceve il bonus 200, perché il requisito era che per avere diritto al bonus bisogna essere titolare di RDC a luglio, così era stato scritto nella circolare dell'INPS del 24 di giugno. Però pare che IMS abbia spiegato meglio e il bonus 200 arriverà anche a coloro che a luglio hanno il mese di stop e la conferma arriva da IMS sul suo social network. Proprio come si può vedere da questa schermata, un utente chiede cortesemente: vorrei sapere chi ha il mese di stop dell'RDC a luglio potrà ricevere il bonus una tantum di 200 euro. Grazie mille. E la risposta è questa: sì, lo riceverà con la nuova ricarica salvo accoglimento della domanda presentata. In pratica pare che il mese di sospensione a luglio non blocca la possibilità di ricevere il bonus 200 e i percettori di RDC riceveranno l'indennità non con la ricarica di luglio ma con quella di agosto, a condizione che la domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza venga accolta. Ora vediamo insieme alcuni messaggi che avete scritto sotto i video. E Marcella ci dice: per chi ha avuto lo stop a luglio lo prenderanno ad agosto, così dicono. Antonino ci dice: mi sa che nessuno con lo stop a luglio ha ricevuto il bonus. Giusy dice: a me no. E poi Luigi ci dice: ieri quando sono andato a fare il rinnovo al CAF, la signora mi ha detto che dovremmo prenderli ad agosto. Quindi, come vedete, sia dal post di Facebook che dai commenti, pare che appunto il pagamento del bonus per chi ha il mese di stop arriverà poi nel mese di agosto. Commentate qui sotto e fatemi sapere anche a me e quindi a tutti quanti che cosa ne pensate e se anche voi avete avuto appunto questa informazione del mese di stop con il pagamento ad agosto. Per altri aggiornamenti, sempre sul mio canale di YouTube.